Si è dimesso un minuto dopo la comunicazione della condanna da parte del suo avvocato nelle mani di Matteo Salvini. La Lega aveva già deciso da prima come comportarsi contro ogni aspettativa. Edoardo Rixi ha terminato così la sua permanenza al governo come sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti. Il Tribunale di Genova infatti lo ha condannato questa mattina a 3 anni e 5 mesi per peculato e falso, a causa delle cosiddette spese pazze del Consiglio regionale della Liguria tra 2010 e 2012. La beffa è che Rixi ha pagato per spese folli di altri per lo più. L'ex sottosegretario all'epoca dei fatti era il capogruppo regionale della Lega e ha autorizzato le spese dei suoi consiglieri e dei loro collaboratori. Avrebbe dovuto controllare, secondo il tribunale, caso per caso chi e come spendeva i soldi. Tra i rimborsi contestati anche viaggi sostenuti da collaboratori dei consiglieri, ma le cui pezze giustificative erano a nome dei parlamentari regionali, per complessivi 30.000 euro. Salvini e Conte hanno ringraziato Rixi per il lavoro svolto e di far valere la sua innocenza in appello. Il PM Francesco Pinto aveva chiesto per Rixi una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione, il tribunale l'ha aumentata di un mese. In appello la difesa riproporrà la richiesta di assoluzione o indebita percezione di erogazioni pubbliche, reato già prescritto. Con Rixi sono imputate altre 21 persone tra consiglieri regionali in carica e non. Il tribunale ha anche disposto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.